Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 16 dicembre e sono collegato in modalità remota da Castello Roganzuolo. Iniziamo con una preghiera che ci dispone ad ascoltare la parola di Dio. O Dio, Padre nostro, disponi i tuoi fedeli all'ascolto della tua parola e all'avvento di Cristo tuo Figlio. Perché tornando e bussando alla nostra porta, egli ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Amen. Dopo due brani consecutivi, tratti dal Vangelo di Matteo, ieri e l'altro ieri, oggi, ascoltiamo il Vangelo di Luca, al capitolo 7, versetti da 19 a 23. In quel tempo Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Non so se anche voi ogni tanto avete dei dubbi, dubbi di fede, dubbi su come il Signore opera nella nostra vita o in questo mondo. Beh, non siamo soli in questi dubbi, anzi siamo in ottima compagnia perché nel brano che abbiamo ascoltato ci viene riferito del dubbio di Giovanni il Battista, sulla cui rettitudine e sulla cui volontà di introdurre il popolo alla conversione e all'incontro con Dio non ci sono dubbi. Forse anche noi che ci mettiamo in ascolto della parola con una certa regolarità, desideriamo essere buoni cristiani, cerchiamo di esserlo. E tuttavia dei dubbi li abbiamo. In maniera particolare comprendiamo bene che in Giovanni non è in discussione, appunto, dicevo, la sua rettitudine, il suo zelo per il Signore. E nonostante questo, anche Giovanni è chiamato a una forma di conversione. Non è una conversione morale. La conversione cristiana non è una conversione innanzitutto dei costumi, cioè delle cose che facciamo. La prima conversione che poi darà forma cristiana al nostro modo di pensare, di agire, di vedere, la prima forma di conversione è quella di aprirci al vero volto di Dio. È l'avventura più grande, più stupenda, più impegnativa per ciascuno di noi. Perché tutti abbiamo delle precomprensioni su Dio e a volte sono incrostate nel nostro cuore, difficile scalfirle. Per questo è importante nutrirsi della parola di Dio, che è l'unico modo, il grande dono che noi abbiamo per liberarci un po' alla volta o tenere a bada le nostre comprensioni su Dio e aprirci a ciò che Gesù stesso ci ha raccontato del Padre, convincerci. Ecco, è lo stesso, la stessa dinamica che è chiamato a vivere Giovanni il Battista. Lui pensava e annunciava con grande zelo e passione, con rettitudine e coerenza assoluta, pensava a un Dio che viene a salvarci attraverso la forza e l'annientamento, a un Dio che in qualche modo si impone per
eliminare l'ingiustizia. E invece si trova di fronte a Gesù, che lui ha indicato essere l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, e si trova di fronte a un Gesù che pone i cosiddetti segni messianici. Quali sono questi segni messianici? Quelli che abbiamo ascoltato nel Vangelo. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E qui non c'è l'annientamento del male, qui c'è la cura del debole, del fragile. C'è la rinascita di chi sembra non avere più speranze di vita. È un agire di Dio che scandalizza Giovanni, o quantomeno gli fa pensare che Dio non sia ancora proprio all'opera, che non può essere questa l'opera attraverso la quale, il modo attraverso il quale Dio ci salva. E quindi anche Giovanni è invitato in questo modo a convertirsi a un'altra immagine di Dio. Beh, se naturalmente Giovanni Battista è chiamato a convertirsi nella sua vita, tanto più noi. Stiamo per celebrare il mistero del Natale. Beh, nel Natale celebriamo la prima grande causa di scandalo, oltre che di meraviglia e di stupore. In questo mondo dove spesso prevale chi grida di più, chi si impone con la violenza, chi primeggia, siamo chiamati a convertirci e lasciarci salvare a partire dal vagito di un bambino. Al Signore rivolgiamo il nostro grido perché venga. Il nostro grido, vieni Signore Gesù, non affretta la tua venuta perché tu sei già presente in mezzo a noi, ma esprime il nostro desiderio di accoglierti, di riconoscerti, di lasciarti regnare nei nostri cuori e di lasciarci modellare da te nel custodire la fraternità con tutti. Vieni, Signore Gesù. La benedizione su di noi diventa impegno a benedire tutti coloro che oggi incontreremo proprio con quegli atteggiamenti che sono i segni tipici del Messia: aiutare, sollevare chi non ci vede, chi è affaticato, chi attende una buona notizia, chi attende una parola di vita. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buonissima giornata a tutti.